Emanuele Rigo, New Trader Lab, ben trovato. Buongiorno Giacomo e buongiorno ai telespettatori. Allora, ripartiamo da qui, dal petrolio, Emanuele. Sì, ripartiamo dal petrolio. Hai ricordato bene che c'è una discesa in atto ormai abbastanza stabilmente da qualche giorno, che ha riportato il WTI a quota sotto 97 dollari al barile. In questo momento c'è una motivazione tecnica, diciamo, c'è sempre uno spread tra WTI e Brent, con il Brent che solitamente costa di più del WTI. Ma diciamo, l'allargamento di questo spread e la discesa del WTI un po' più marcata rispetto al Brent è giustificata dal fatto che è stato annunciato ieri e che continua ovviamente nel suo sviluppo operativo in questi giorni e continuerà successivamente il rilascio di ulteriori 60 milioni di barili di riserve strategiche da parte di alleati degli Stati Uniti all'interno del consesso OPEC, che si vanno ad aggiungere 180 già dichiarati e liberati dalle riserve strategiche da parte dell'amministrazione americana, arrivando a un totale di circa 240 milioni di barili, che è un importo considerevole che quindi ha portato ad un abbattimento dei prezzi in maniera significativa, nonostante le continue escalation militari in Est Europa, al confine con l'Ucraina e all'interno dell'Ucraina. Poi vedremo anche se sono ritirati oppure no e se c'è soltanto uno scenario di guerra operativo. Unito a questo, ci sono altri diciamo, fattori che vanno ad impattare sulle quotazioni del greggio. C'è stato ed è stato rilevato dall'Agenzia Internazionale per l'Energia, dall'Agenzia Internazionale per l'Energia, che solitamente fa le rilevazioni ogni mercoledì negli Stati Uniti, un aumento inatteso delle scorte statunitensi, situazione che ovviamente ha un impatto negativo sui prezzi. E chiaramente l'approssimarsi sembra vicino, in realtà sembrava vicino anche un paio di settimane fa, ma ci sono buoni elementi per pensare che effettivamente si sia all'ultimo miglio dell'accordo sul nucleare iraniano, che porterebbe ad una rimozione delle sanzioni attualmente imposte alla Repubblica Islamica, che ha una capacità produttiva intorno ai 2 milioni di barili al giorno, che potrebbe tranquillamente arrivare a 3. Chiaramente potrebbe dare un ulteriore scossone a ribasso sul mercato dell'energia. Quindi sono tutti gli elementi, almeno in questa fase, in questo momento, per diciamo, valutare una progressione della discesa del prezzo del petrolio, che chiaramente dà un po' di respiro anche ai consumatori in ultima istanza. E intanto, proprio sul petrolio che si giocherà probabilmente la partita, una partita molto lunga, che è quella che Russia, India, Cina e Arabia Saudita vorrebbero provare a cavalcare per ottenere l'obiettivo, come obiettivo la scusate, la de-dollarificazione, anzi de-dollarizzazione degli scambi commerciali, appunto partendo proprio dal petrolio, notizia di qualche settimana fa. In realtà colloqui sono vivi già dal 2006, sono iniziati dal 2016 e qualcosa già si vede adesso, nel senso che è notizia di questi giorni che insomma India e Cina stanno compravendendo insomma il petrolio con la Russia utilizzando rubli e yuan. È secondo te uno scenario veramente così, come dire, non così credibile? Sicuramente non nell'immediato, però insomma, che dici, questi due blocchi che si stanno per generare secondo alcuni osservatori? Allora, direi che lo scenario nell'immediato è fattibile più che plausibile, nel senso che sta succedendo. È un azzardo, un tentativo che poi chiaramente dipenderà dall'esito diciamo, del riassestamento geopolitico che è in atto in queste ultime settimane, che è nato anche già da un po' di tempo, e quindi se effettivamente ci sarà una prosecuzione della fase di diciamo, aumento dell'utilizzo dello yuan come valuta di riferimento internazionale,
oppure no. Per il momento il dollaro continua a conservare il suo status di valuta principale, con circa il 60% degli scambi e tutte le commodities negoziate in dollari. Segue l'euro con il 25%. O 20%, se non ricordo male, sono dati di qualche anno fa, su cui effettivamente ci sono denominati alcuni contratti anche per l'acquisto di commodities come il petrolio, per esempio, e poi seguono tutte le altre valute con lo yuan che ha progressivamente aumentato quota di mercato come valuta di riferimento per gli scambi. Siamo molto lontani. Yuan sta al 12%, deve ancora superare l'euro, quindi secondo me siamo decisamente lontani ed è una decisione che in questa fase è legata a doppia mandata, al successo o fallimento della politica estera russa, perché ricordiamoci molto bene che legandosi a doppia mandata con la Russia, la Cina sta sposando in buona sostanza la divisione in blocchi abbastanza ben definiti, che taglierebbero in buona sostanza fuori gli Stati Uniti, l'Europa un po' di meno, dalla loro area di influenza, quindi si arriverebbe a una situazione di contrapposizione per cui diciamo, con un successo russo ci sarebbe chiaramente la possibilità che poi effettivamente con la ricomposizione della situazione geopolitica e un aumento dell'influenza della Cina sul mercato internazionale, soprattutto asiatico, euroasiatico, se ci mettiamo dentro anche la Russia, potrebbe avere successo, però dal mio punto di vista è un azzardo ben calcolato, però è chiaramente una questione molto, molto volatile. Andiamo allora a vedere cosa succede, o quantomeno sentiamo Emanuele cosa pensa della scorpacciata di verbali che ci siamo in qualche modo, che abbiamo osservato tra Fed e Banca Centrale Europea. Fed pronta a salire dei 50 punti base già a maggio, in tutto dell'1,7%, come detto, quindi insomma con interventi piuttosto mirati, decisi. Brainard ieri non ha usato mezze misure. Bostic, devo ancora. No, Bullard, devo ancora osservare che cosa ha tirato fuori nell'intervento di oggi pomeriggio, ma ricordiamo che è il più hawkish di tutti. Insomma, Fed pronta a fare di tutto per frenare l'inflazione, la BCE un pochino meno, ma d'altra parte parliamo di due paesi esposti in maniera diversa sia all'inflazione sia al conflitto, che sono i due market mover, diciamo, predominanti. Anche se effettivamente c'è stato un allineamento di comportamento tra la Fed e la BCE nell'affrontare la questione ucraina, in cui diciamo, l'ultima riunione conclusa, quella di marzo, per le due banche centrali ha portato sostanzialmente allo stesso esito, ovvero nulla di fatto, in attesa di vedere che cosa succedeva sul fronte ucraino. Tra l'altro, negli Stati Uniti, giusto a suffragare questa tesi, c'è il fatto che molti membri avrebbero votato ad un rialzo di 50 basis point già nella riunione scorsa, ma non l'hanno fatto per ovvi motivi legati all'esplosione della crisi. Ragionevolmente, se anche Brainard, che tradizionalmente il capo economista, la capo economista e tradizionalmente abbastanza colomba, sostiene la necessità di un'uscita dal quantitative easing piuttosto spedita, si parla di 3 mesi o poco più, e un rialzo dei tassi da 50 basis point. Ecco che gli Stati Uniti stanno andando in una direzione molto definita. In Europa abbiamo, dal mio punto di vista, sia un ritardo tecnico nell'uscita dal quantitative easing, sia problemi diciamo diversi legati alla prossimità del conflitto armato, ma anche da questa parte dell'Oceano Atlantico, prima o poi si prenderà atto diciamo, dell'esplosione dell'inflazione, dell'aumento dell'inflazione. Se alla fine dell'anno, inizio dell'anno, si pensava ad un allentamento delle quotazioni del comparto energia che dessero un attimo di respiro, diciamo che
molto ragionevolmente questo effetto ce lo avremo più avanti nel corso dell'anno, ma non sarà sufficiente ad arginare i prezzi. Quindi un'azione andrà fatta, nonostante le dichiarazioni siano molto accomodanti in questa fase storica. Eccolo l'intervento di Ballard, il presidente della Fed di St. Louis, unico a votare contro il rialzo dei 25 punti base di marzo. È tornato a chiedere un intervento più incisivo della Fed per fermare l'inflazione. Ha affermato che i benchmark di politica monetaria che utilizzano ipotesi generose suggeriscono che la Fed potrebbe aver bisogno di aumentare i tassi di interesse a circa il 3,5% per contrastare l'inflazione troppo alta. L'attuale tasso di riferimento è troppo basso, di circa 300 punti base. Is the Fed behind the curve? Two interpretations all all'University of Missouri. Stavo per leggere anche in inglese ciò che invece in inglese non era. E ha spiegato che l'inflazione negli States è eccezionalmente alta, paragonabile a quella nel 74 e nell'83. Non tutto è perduto, le banche centrali moderne sono più credibili delle loro controparti degli anni 70 e utilizzano le forward guidance, quella che possiamo considerare credibile, significa che i tassi di interesse nel mercato sono aumentati sostanzialmente prima dell'azione tangibile della Fed. Ciò fornisce un'altra definizione di dietro la curva e la Fed non è molto indietro. Sulla base di questa definizione, Emanuele, un commento a questo punto sì, a caldo. Ma diciamo, tendo ad essere d'accordo con quello che hai appena letto, nel senso che siamo abbastanza allineati viste quelle che sono le prospettive di rialzo dei tassi nei prossimi mesi. Tutti i membri, anche quelli più colomba, ormai sono allineati a questa interpretazione. Powell sembra nuovamente convinto del rialzo di tassi oltre la dovuta cautela. Sono fasi storiche assolutamente straordinarie quelle che stiamo affrontando, anche perché diciamo che a questo punto, anche con i dati sul mercato del lavoro che sono usciti recentemente, la forte diminuzione delle richieste di sussidi di disoccupazione, il tasso di disoccupazione che si attesta al 3,6%, vicino a quello che è considerato da molti il livello di piena occupazione negli Stati Uniti, il rischio è che stando troppo in attesa e non agendo con un rialzo dei tassi, possa innescarsi la cosiddetta spirale tossica dei salari prezzi salari, che poi porta ad una spirale inflazionistica che rischia di diventare fuori controllo. Da ansa.it l'apertura, ok, del Parlamento europeo embargo immediato dell'energia, anche se il blocco del carbone pare che sia stato rinviato ad agosto, insomma quest'estate, poi insomma è in corso comunque la riunione e le ultimissime, qui sono andato un po' troppo giù, eccolo qua, Cremlino, rifornire l'Ucraina di armi non contribuirà al successo dei colloqui, il sindaco Irpin, russi con i carri armati. Con i carri armati sulle vittime, prepariamoci a un lungo confronto con Putin, dice la NATO. Esodo preme anche su frontiera americano, 1700 all'ingresso dal Messico. Questo lo riporta appunto ANSA con le tre richieste per il Consiglio Atlantico: armi, 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 ha detto il ministro degli esteri ucraino. Ed eccolo qua il nuovo slittamento del via libera al quinto pacchetto di sanzioni da parte dei paesi dell'UE. La riunione è iniziata stamattina, interrotta alla giornata alle 18 di questo pomeriggio, mentre l'Italia conferma con il Premier Draghi il proprio appoggio convinto alle sanzioni. Emanuele, prima di salutarci, ti chiedo anche un po' un commento se ti va su una dichiarazione che sta facendo un po' il giro del web in questo momento, e cioè bisogna decidere se avere i termosifoni accesi, o meglio i condizionatori accesi, e insomma con la guerra che prosegue, oppure tenerli spenti e dare una possibilità alla pace. Qualcuno ha apprezzato questa esternazione, qualcun altro invece non propriamente. Anche qui ti chiedo insomma che idea ti stai facendo e che idea ti fai anche alla luce di quanto detto appunto dal Premier proprio in queste ore. Ma al di là del posizionamento o meno delle valutazioni sullo stile, mi sembra che abbia detto una cosa corretta, nel senso che, anzi, forse per una delle prime volte
In Italia non c'è la lista dei desideri e dei sogni, ma c'è qualcuno che dice: attenzione, che abbiamo una situazione potenzialmente molto critica, c'è da fare dei sacrifici, no? Fino adesso abbiamo sempre visto politici che raccontavano di tutto e di più. Al di là delle interpretazioni, dell'oltraggio che qualcuno ha provato. Diciamo che da un certo punto di vista ha messo davanti agli occhi agli italiani quello che effettivamente è la verità dei fatti, cioè se vogliamo emanciparci dal gas russo, molto probabilmente dovremo ragionare, lo ricordavi tu in apertura, con la buona notizia di Saras su un portafoglio diverso, una composizione di approvvigionamento energetico diverso e potrebbe essere la necessità di, diciamo, diminuire leggermente i consumi, se lo facciamo tutti, soprattutto chi non ne ha, eccessivamente bisogno, perché, un grado in meno in casa, come si parlava quest'inverno, o un grado in più in casa, con il condizionatore a 22 gradi piuttosto che 16, insomma, penso che possa essere un compromesso accettabile, però è chiaro che le decisioni poi le prenderà il Parlamento e quello che verrà deciso avrà delle conseguenze sulla vita, come sempre, di tutti noi. Buono, buono che comunque ci sia la chiarezza di dire che non si può avere tutto e che ogni decisione comporta dei costi e dei benefici. Grazie a Emanuele Rigo per essere stato qui con noi, sempre prezioso il tuo contributo, Emanuele, alla prossima, buon lavoro. Troppo buono, grazie Giacomo, buon lavoro.